Lo pensiamo tutti e lo pensava anche Gabriele D'Annunzio, perché è una città sempre rivolta al futuro, con panorami, odori, sapori, luci che ci riportano alla nostra essenza identitaria. È comunque una città proiettata nel 2027 ad unire altre due grandi realtà ed è il frutto di una unione che 100 anni fa proveniva da due realtà divise, quindi è una città in eterno movimento che crea uno spettacolo di vita per tutto l'Abruzzo. E in questa edizione del Festival Annunziano ci sono l'anniversario dei 100 anni della scomparsa di Leonora Duse, l'anno pucciniano, i 100 anni della prima Coppa Cervo, ricorda, vinto da Enzo Ferrari su Alfa Romeo, e per un nostro orgoglio abruzzese sono anche i 100 anni della costruzione del circolo canottieri di Pescara. In questi giorni vedrete tante gare olimpiche che riguardano il canottaggio, molti degli atleti del passato, infatti ci sarà anche uno dei fratelli a Bagnale, sono passati ad allenarsi nel nostro circolo canottieri. Il festival abbraccia la politicità di Gabriele D'Annunzio, quindi è musica, cultura, teatro, sport, cinema, libri, mostre, concerti, di un uomo che è stato un antisignano su tante cose, e giustamente per rendergli giustizia cerchiamo di toccare tutti gli interessi culturali e artistici che può avere un cittadino italiano, abruzzese, pescarese. La particolarità di quest'anno, di cui sono molto contento, è che pressoché tutte le manifestazioni musicali, sportive, i concerti sono pressoché tutte produzioni esclusive del Festival D'Annunziano o costruite per il Festival D'Annunziano. E poi ci saranno anche tanti dibattiti, facendo scontrare idee diverse, come è giusto che sia, quindi da Cacciari a Vespa, da Porro a Galimberti, ovviamente sotto la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri. Abbiamo acquistato il Fondo Paglieri, che è la più grande collezione abruzzese, è la più grande collezione del mondo di Gabriele D'Annunzio, l'abbiamo acquistata in quota parte con il Vittoriale. Realizzeremo a Pescara la più grande biblioteca dedicata a Gabriele D'Annunzio del centro sud Italia, dove chiunque potrà consultare 14.000 volumi, molti dei quali in edizione limitata o esclusiva.